Oggi finalmente dopo ben un anno torno a tatuarmi e ho deciso che farò ben 4/5 tatuaggi, perché dovete sapere che in realtà io non mi tatuo mai, cioè vado tipo una volta all'anno, però la volta in cui vado ne faccio tipo dai 3 ai 5. L'ultima volta ne avevo fatti 4 ed era giugno dell'anno scorso. Tra l'altro stavo pensando che alla fine della fiera io ho 8 tatuaggi, cioè sono un sacco. Cioè vabbè, poi è tutto molto soggettivo, però per me 8 tatuaggi sono veramente tantissimi. Ma vi dirò, la maggior parte non mi rendo nemmeno conto di averli. Gli unici che vedo veramente tutti i giorni sono questo qui, soprattutto quando sono appunto allo specchio o quando registro. E mi sono accorta di questa cosa in realtà solo nel momento in cui ormai l'avevo fatto. Forse pensando bene al fatto che l'avrei visto così tanto avrei scelto un'altra posizione, magari sempre qui sul polso, però nella parte interna. Poi abbiamo la stellina che in realtà viene sempre coperta dall'orologio. Eccola qui, tra l'altro volevo farmi anche ribattere il puntino bianco all'interno della stellina. E poi un altro super visibile è questo qui che ho sul braccio. Ma devo dire che sono estremamente fortunata perché tutti quelli che si vedono tanto mi piacciono un botto. Per adesso non mi sono ancora stancata di nessun mio tatuaggio. L'unico che forse vorrei rimuovere, non tanto per il significato perché mi piace tantissimo, tra l'altro è stato il mio primo tatuaggio, è stato fatto in un momento particolare della mia vita, ma appunto vorrei toglierlo proprio per come è stato fatto, perché l'inchiostro si è un po' aperto sotto pelle. Vabbè, comunque sono super gasata per questi nuovi tatuaggi, secondo me vi piaceranno tantissimo. Io non sono minimamente contraria alle persone che li fanno solo per estetica, però hanno tutti un significato. Sono solo un po' indecisa su dove farli, però questo lo vedrò insieme a Grazia, perché appunto andrò da lei a tatuarmi e ovviamente ve li farò vedere tutti sulle storie, quindi vi aspetto lì anche per sapere un po' due o tre pareri. In tutto ciò io mi sto truccando perché, vabbè, uno, voglio essere presentabile in studio e poi perché stasera andrò in un locale insieme ad alcuni miei amici. Vorrei essere già truccata anche perché non so che ora finirò di tatuarmi. E come palettina sto usando sempre la solita, cioè la base è sempre quella da un po' di tempo a questa parte, perché la resa è veramente figa e mi dura tutta la giornata il make-up. Blushino solito color berry. Adesso mascara marrone. Posso dire che amo il mio nuovo metodo di mettere il mascara. Guardate com'è bello allungato l'effetto, fighissimo, no? Rossettino di YSL Beauty. Pescatino super idratante con questo effetto un po' bagnato che ci piace. E adesso pensiamo ad un'acconciatura. Sapete che forse voglio fare i codini? Ok, alla fine ho fatto quella con una sola codina. Mi piace un sacco il risultato. Andrò a tatuarmi. Vi aspetto su IG per vedere il risultato. Ciao! Direi che è giunto il momento di mostrarvi i tatuaggini che ho fatto ieri. Sono arrivata in studio con l'idea di farne 4, poi alla fine in realtà ne abbiamo fatti 3, perché il primo, che era un'intersecazione tra costellazioni e che tra l'altro idealmente secondo me ci stava un sacco, purtroppo veniva un po' un groviglio di punti, quindi ho deciso di non farlo. Abbiamo proseguito quindi con il primo, che sono delle farfalle che ho deciso di fare dietro alla spalla. Hanno molteplici significati per me, partendo dalla danza, perché in quell'ambito mi veniva detto spesso che ero leggiadra come una farfalla e nel mio penultimo assolo interpretavo appunto una farfalla che stava nascendo. Poi mi ricordano quanto la vita sia breve, quanto sia importante viversi il qui e ora, perché come sapete vivono solo un giorno e sono anche simbolo di rinascita. Proseguiamo con il secondo, che ho fatto invece sul braccio. Questo è molto semplice, è una ragazza che si abbraccia e forma un cuore e sta ad indicare il self love, l'amore per se stessi. E poi ne ho fatto ancora uno che vi direi proprio essere il mio preferito tra tutti. Ah, e ho fatto anche un piercing, vi aspetto su IG per vederli.